Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Oggi è il mercoledì 16 di giugno del 2021, noi stiamo leggendo il libro dei Giudici, già ci stiamo incamminando verso la fine e continueremo a leggere la parola del nostro Signore. Durante questa giornata noi leggeremo il capitolo 17, 18 e 19, quindi leggiamo la parola del Signore. Questo è un momento triste, un momento molto buio della storia del popolo di Israele. Loro si erano allontanati da Dio, ognuno faceva quello che ben pareva e naturalmente Dio ha castigato il suo popolo proprio perché lo amava e lo voleva recuperare. Molti purtroppo si sono persi, ma Dio ha sempre conservato una rimanenza per dare continuità alle sue promesse che ha sempre garantito perché Lui è Dio, Lui è il Signore. Allora leggiamo Giudici capitolo 17, parola del Signore. C'era un uomo nella regione montuosa di Efraim che si chiamava Mica. Egli disse a sua madre, i 1100 sicli d'argento che ti hanno rubato e a proposito dei quali hai pronunciato una maledizione e l'hai pronunciata in mia presenza, ecco, io li ho io. E quel denaro l'avevo preso io. Sua madre gli disse, il Signore ti benedica, figlio mio. Egli restituì a sua madre i 1100 sicli d'argento e sua madre disse, io consacro al Signore di mano mia questo argento a favore di mio figlio per fare un'immagine scolpita e un'immagine di metallo fuso e ora te lo rendo. Quando egli ebbe restituito l'argento a sua madre, questa prese 200 sicli e li diede al fonditore, il quale ne fece un'immagine scolpita di metallo fuso che fu messa a casa di Mica. Così quest'uomo Mica ebbe una casa per gli idoli, fece un efod e gli diede idoli e degli idoli domestici e consacrò uno dei suoi figli che teneva come sacerdote. In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Vi era un giovane di Betlemme, di Giuda, della famiglia di Giuda, il quale era un levita e abitava in questo luogo. Questo uomo partì dalla città di Betlemme di Giuda per cercare un luogo adatto dove stabilirsi e cammin facendo giunse nella regione montuosa di Efraim, alla casa di Mica. Mica gli chiese, da dove vieni? Quello gli rispose, sono un levita di Betlemme di Giuda e vado a stabilirmi dove troverò un luogo adatto. Mica gli disse, rimani con me e sii per me padre e sacerdote, ti darò 10 sicli d'argento all'anno, un vestito completo e il vito. Il levita entrò. Egli acconsentì a stare con quell'uomo che trattò il giovane come uno dei suoi figli. Mica consacrò quel levita, il giovane gli servì da sacerdote e si stabilì in casa sua. Mica disse, ora so che il Signore mi farà del bene, perché ho questo levita come mio sacerdote. Capitolo 18. In quel tempo non vi era re in Israele, e in quel medesimo tempo la tribù dei Daniti cercava un suo territorio per stabilirvirsi, perché a quei giorni non le era toccata alcuna eredità fra le tribù di Israele. I figli di Dan mandarono dunque da Sorea e da Estaol 5 uomini della loro tribù, scelti fra loro tutti uomini valorosi per esplorare ed esaminare il paese, e disse loro, andate a esaminare il paese. Quelli giunsero nella regione montuosa di Efraim alla casa di Mica e pernottarono in quel luogo. Quando furono in prossimità della casa di Mica, riconobbero la voce del giovane levita e avvicinatisi gli chiesero, chi ti ha condotto qua? Che fai in questo luogo? Perché sei qui? Egli disse loro quel che Mica aveva fatto per lui e aggiunse, mi stipendia e io gli servo da sacerdote. Quelli gli dissero, consulta Dio affinché sappiamo se il viaggio che abbiamo intrapreso avrà successo.
I sacerdoti rispose loro: andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del Signore. I cinque uomini dunque partirono, giunsero a Lais e videro che quel popolo che vi abitava viveva al sicuro come gli abitanti di Sidone, tranquillo e fiducioso, poiché nel paese non c'era nessuno in autorità che potesse fare loro il minimo torto. Inoltre erano lontani dai Sidoni e non avevano relazione con nessuno. Poi tornarono dai loro fratelli a Storea e a Estaol. I fratelli chiesero loro: che dite? Quelli risposero: su, saliamo contro quella gente, poiché abbiamo visto il paese ed ecco è eccellente. E voi ve ne state là senza dir nulla? Non siate pigri a muovervi per andare a prendere possesso del paese. Quando arriverete là, troverete un popolo che se ne sta sicuro. Il paese è vasto e Dio lo ha messo in mano. È un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra. Così 600 uomini della famiglia dei Daniti partirono da Sorea e da Estaol armati per la guerra. Salirono e si accamparono a Kiriat Yearim in Giuda, perciò quel luogo che è a ovest di Kiriat Yearim fu chiamato e si chiama anche oggi Macané Dan. Di là passarono nella regione montuosa di Efraim e giunsero alla casa di Mica. Allora i cinque uomini che erano andati a esplorare il paese di Lais dissero ai loro fratelli: sapete voi, in questa casa c'è un efod, ci sono degli idoli domestici, un'immagine scolpita di metallo fuso? Considerate ora quel che dovete fare. Essi si diressero da quella parte, giunsero alla casa del giovane Levita, alla casa di Mica, e gli chiesero come stava. I 600 uomini dei figli di Israele, dei figli di Dan, armati per la guerra, si misero davanti alla porta. Ma i cinque uomini che erano andati a esplorare il paese salirono, entrarono in casa, presero l'immagine scolpita, l'efod, gli idoli domestici e l'immagine di metallo fuso, mentre il sacerdote stava davanti alla porta con i 600 uomini armati. Quando furono entrati in casa di Mica ed ebbero preso l'immagine scolpita, l'efod e gli idoli domestici e l'immagine di metallo fuso, il sacerdote disse loro: che fate? Essi le risposero: taci, mettiti la mano sulla bocca, vieni con noi e ci farai da padre e da sacerdote, che è meglio per te essere sacerdote in casa di un uomo solo oppure essere sacerdote di una tribù e di una famiglia in Israele? Il sacerdote si rallegrò nel suo cuore, prese l'efod, gli idoli domestici e l'immagine scolpita e si unì a quella gente. Così si rimisero in cammino mettendo davanti a loro i bambini, il bestiame e i bagagli. Quando erano già lontani dalla casa di Mica, la gente che abitava nelle case vicine, quella di Mica, si radunò e inseguì i figli di Dan. Siccome gridava dietro ai figli di Dan, questi, voltatisi indietro, dissero a Mica: che cosa hai? Perché hai radunato questa gente? Egli rispose: avete portato via gli dèi che mi ero fatti e il mio sacerdote che ve ne siete andati. Che cosa mi rimane? Come potete dunque dirmi che hai? I figli di Dan gli dissero: non alzare la voce verso di noi, perché alcuni potrebbero irritarsi e scagliarsi su di voi, e tu ci perderesti la vita tua e di quella tua famiglia. I figli di Dan continuarono il loro viaggio e Mica, vedendo che erano più forti di lui, se ne tornò a casa. Essi, dopo aver preso le cose che Mica aveva fatte, e il sacerdote che aveva al suo servizio, giunsero a Lais. Da un popolo che se ne stava tranquillo e senza timore, lo passarono a filo di spada e diedero la città alle fiamme. Non ci fu nessuno che la liberasse perché era lontana da Sidone e i suoi abitanti non avevano relazione con altra gente.
Essa era nella valle che si stende verso Bet-Reob. Poi i Daniti ricostruirono la città e l'abitarono, le posero il nome Dan, dal nome di Dan, loro padre, che era stato uno dei figli di Israele, ma prima il nome della città era Lais. Poi i figli di Dan rissarono per sé l'immagine scolpita e Jonathan, figlio di Gerson, figlio di Mosè, e i suoi figli furono sacerdoti della tribù dei Daniti fino al giorno in cui gli abitanti del paese furono deportati. Così collocarono per sé l'immagine scolpita che Mica aveva fatta per tutto il tempo che la casa di Dio rimase a Silo. Parola del Signore. Leggiamo ancora capitolo 19, sempre Giudici. In quel tempo non c'era re in Israele. Un levita, il quale abitava nella parte più lontana della regione montuosa di Efraim, si prese per concubina una donna di Betlemme di Giuda. Questa sua concubina gli fu infedele e lo lasciò per andarsene a casa di suo padre a Betlemme di Giuda, dove stette per un periodo di 4 mesi. Suo marito si mosse e andò da lei per parlare al suo cuore e ricondurla con sé. Egli aveva presso di sé il suo servo e 2 asini. Lei lo condusse in casa di suo padre e, come il padre della giovane lo vide, gli si fece incontro festosamente. Suo suocero, il padre della giovane, lo trattenne ed egli rimase con lei 3 giorni. Mangiarono e bevero e pernottarono là. Il 4º giorno si alzarono di buon'ora e il levita si disponeva a partire. Il padre della giovane disse a suo genero: «Prendi un boccone di pane per fortificarti il cuore, poi ve ne andrete». Si sedettero ambedue, mangiarono e bevero insieme. Poi il padre della giovane disse al marito: «Ti prego, acconsenti a passare qui la notte e in tuo cuore si rallegri». Ma quell'uomo si alzò per andarsene, non di meno per l'insistenza del suocero pernottò di nuovo là. Il 5º giorno egli si alzò di buon'ora per andarsene e il padre della giovane gli disse: «Ti prego, fortificati il cuore e aspettate finché declini il giorno». Si misero a mangiare insieme. Quando quell'uomo si alzò per andarsene con la sua concubina, il suo servo e il suocero e il padre della giovane gli disse: «Ecco, il giorno volge a sera, ti prego, trattieni qui questa notte, vedi, il giorno sta per finire, pernotta qui e il tuo cuore si rallegri. Domani vi metterete di buon'ora in cammino e te ne andrai a casa». Ma il marito non volle passare là la notte, si alzò, partì e giunse di fronte a Lebus, che è Gerusalemme, e i suoi 2 asini sellati con la sua concubina. Quando furono vicini a Jebus, era quasi notte. Il servo disse al suo padrone: «Vieni, ti prego, dirigiamo il cammino verso questa città dei Jebusei e passiamoci la notte». Il padrone gli rispose: «No, non dirigeremo il cammino verso una città di stranieri in cui abitanti non sono figli di Israele, ma andremo fino a Gibea». Disse ancora al suo servo: «Andiamo, cerchiamo ad arrivare a uno di quei luoghi e pernotteremo a Gibea o a Rama». Poi passarono oltre e continuarono il viaggio. Il sole tramontò quando erano presso Gibea, che appartiene a Beniamino. Volsero in cammino in quella direzione per andare a pernottare a Gibea. Il levita andò e si fermò sulla piazza della città, ma nessuno li accolse in casa per la notte. Quando ecco un vecchio che tornava là la sera dai campi da suo lavoro, era un uomo della regione montuosa di Efraim che abitava come forestiero a Gibea, in mezzo ai beniamiti. Il vecchio alzò gli occhi, vide quel viandante sulla piazza e disse:
dove vai e da dove vieni? Quello gli rispose, siamo partiti da Betlemme di Giuda e andiamo nella parte più remota della zona montuosa, d'Efraim. Io sono di là ed ero andato a Betlemme di Giuda, ora sto andando alla casa del Signore, ma nessuno mi accoglie in casa sua. Eppure abbiamo paglia e forraggio per i nostri asini e anche pane e vino per me, per la serva, per la tua serva e per i giovani che è con i tuoi servi. A noi non manca nulla. Il vecchio gli disse, la pace sia con te, mi incarico io di ogni tuo bisogno, ma non deve passare la notte sulla piazza. Così lo condusse in casa sua e diede del forraggio agli asini, ai viandanti e si lavarono i piedi. Mangiarono e bevero. Mentre stavano rallegrandosi, ecco gli uomini della città, gente perversa, circondarono la casa, picchiarono alla porta e dissero al vecchio, al padrone di casa, fa uscire quell'uomo che è entrato in casa tua perché vogliamo abusare di lui. Ma il padrone di casa, uscito fuori, disse loro, non fratelli miei, vi prego, non fate una cattiva azione. Dal momento che questo uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia. Ecco qua la mia figlia che è vergine e la concubina di quell'uomo. Io ve la condurrò fuori e voi abusatene e fatene quel che vi piacerà, ma non commetterete contro quell'uomo una simile infamia. Ma quegli uomini non vollero dargli ascolto. Allora l'uomo prese la sua concubina e la condusse fuori da loro. Ed essi la presero, abusarono di lei tutta la notte fino al mattino. Poi, allo spuntare dell'alba, la lasciarono andare. Quella donna, sul far del giorno, venne a cadere alla porta di casa dell'uomo, presso il quale stava suo marito, e rimase finché fu giorno chiaro. Suo marito la mattina si alzò, aprì la porta di casa e uscì per continuare il suo viaggio. Quando ecco la donna, la sua concubina, giaceva distesa alla porta di casa con le sue mani soglia. Egli gli disse, alzati, andiamocene. Ma non ebbe risposta. Allora il marito la caricò sull'asino e partì per tornare a casa. Quando giunse a casa, si munì di un coltello, prese la sua concubina e la divise, membro per membro, in 12 pezzi e mandò per tutto il territorio di Israele. Tutti quelli che videro ciò dissero, una cosa simile non è mai accaduta né si è mai vista. Da quando i figli di Israele salirono dal paese d'Egitto fino al giorno di oggi, prendete a cuore questo fatto, consultatevi e parlate, parola del nostro Signore. Quindi noi ringraziamo il Signore per un'altra puntata che il Signore ci fa leggere in questo mercoledì, però io ti aspetto anche per giovedì, quando noi continueremo a leggere la parola del Signore. Leggiamo la Bibbia insieme. Dio ti benedica.